Ogni anno facciamo il tour dei vini, ma senza uscire dalla fiera. Mm-hmm. E ogni anno cambiamo percorso. Esatto. E quest'anno iniziamo dall'est. Che fortuna. E credimi, meglio averci all'inizio che alla fine. Ciao, mia cara. Bene, temo che Bruno ricominci a combinare i guai. Papà, ho una sola settimana di ferie l'anno. Ti dico solo questo. Va bene, Bruno, faremo un vero tour dei vini. Qual è il tuo nome? Mike. Sembra il nome di un trattore americano. Mia cara, va tutto bene. Ho una buona e una cattiva notizia. La cattiva è che ho ripreso a bere. La buonissima è che mi sono riavvicinato a Bruno. Buongiorno! Sta tranquilla, mamma, controllo io, che non beva troppo. Non te la cavi bene con le donne, o sbaglio? Loro adorano parlare, è quello che preferiscono. Vedo un sacco di cose belle, sai? Un contratto a tempo indeterminato. Davvero? Con lei non mi sento per niente come sul sedile posteriore di una macchina. Vorrei solo informarvi che il mio tassametro segna 2.654 euro. Non credo che riuscirò a convincerlo per la fattoria. Non devo arrabbiarmi. No, non mi arrabbio. Bruno, tu sei un bravo ragazzo. Per ripartire da zero, Francisca Brel beve come una spugna. Il Gaillac è buono questo. È forte, è robusto, un po' come lei. È gentile. E lei come si chiama? Venus. Ho del Petit Pieux Yves Fusset del 2011. Ci vuole del tempo, va degustato lentamente. Sapete, più passa il tempo e più è buono. Io prendo anche sua sorella.